Le Navigli erano una città nella città, rispecchiavano il modo di vivere ambrosiano proprio. Il sistema di vita in queste case di ringhiera era molto più solidale. Poi alla sera c'erano le antiche trattorie, le osterie, dove la gente si riuniva e c'era sempre un chitarrista che suonava, era una cosa molto bella. La vita era quella dell'acqua, no? Perché c'erano, mi ricordo, negli anni 70, manifestazioni, feste, arrivavano le merci nella Darsena, era la spiaggia di Milano. La gente non è che andava a Cotazzuo, no? Andavano a fare il bagno nel Naviglio ed erano tutti proletari, i ragazzini che andavano a scuola, che bigiavano. Ma io ho i ricordi bellissimi, quando venivano giù i barconi con la neve e poi c'erano delle persone caratteristiche qua, dal ladro, dal spacciatore di sigarette, perché di droga non ce n'era, ragazze di mal costume, di tutto c'era. Ma hanno mandato via tutta questa gente che abitava lì, che erano artigiani, le loro famiglie, tutti, che davano valore al quartiere. Perché qui c'era gente che lavorava alla perfezione, ricercavano il prodotto fatto bene, avevano l'orgoglio del loro lavoro. E poi erano una scuola per tutti i giovani che volevano imparare un mestiere. Praticamente è cambiato tutto, è venuta una ventata di speculazione che ha trasformato di fatto i Navigli in un posto di vita notturna, di divertimento, abbastanza comune, squali, banale, ecco. Il quartiere vive due realtà completamente distinte, quella di giorno e quella di notte. Di giorno è un quartiere tranquillissimo, c'è pochissimo passaggio, dalle 7 di sera, all'ora dell'aperitivo, comincia ad animarsi fino ad arrivare a dei livelli di caos, nelle ore notturne. A mio giudizio, quando hanno cominciato a fare l'isola pedonale, tutte le attività notturne ne hanno risentito in una maniera molto negativa. Per quanto riguarda invece i locali notturni, ne possono essere favoriti. Io sono favorevolissimo alla pedonalizzazione perché trovo che questa via e questa zona debba andare in quella direzione, ma per tanti motivi, può essere da quello estetico, da quello comunque importante per riportare un movimento che potrebbe comunque portare benefici a tutti. Ben venga, anche perché crea socialità, comunicazione. Cioè, uno stare che sta a parlare in macchina con l'altro in macchina, oppure due al bar, o seduti su un gradino o sul ponte, fino a chiacchierare, è meglio, no? Una cosa interessante che riguarda l'isola pedonale sarebbe quella di posizionare delle panchine, perché i punti di incontro potrebbero essere i bar, i negozi, ma anche una panchina, perché no? Per cui la passeggiata può essere una passeggiata sportiva, diciamo, che può fare bene alla salute, ma può essere anche un arricchimento interiore e andare via con un pezzo di Naviglio nel cuore. I turisti stranieri che vengono sul Naviglio non cercano i locali o le pizzerie o i kebab che trovano in tutto il mondo. Cercano la vita milanese, cercano gli artigiani che non ci sono più. Cioè, adesso tutti si interessano del Naviglio, ma nessuno gliene frega un cazzo. Cioè, e invece è un monumento, dove c'è acqua, c'è vita. È il quartiere che chiama le proprie esigenze, i propri bisogni. Non devi imporglielo, hai capito? Attenti, è finto, è tutto finto, è come un film, come quelli che ci sono adesso che stanno.